Allora, buonasera a tutti. Stasera siamo live sia su Facebook che su YouTube, quindi ci potete sentire ed ascoltare da entrambe le parti. Stasera parleremo del delitto di Via Carlo Poma ai danni di Simonetta Cesaroni, con me, vabbè, con l'immancabile Franca e poi, vabbè, Francesco, presentiamo prima Giulia anche per essere più cavalieri. Abbiamo dottoressa, non va bene, anche l'opinologa Giulia Cola, ecco, se no poi Francesco dice, ma te così dici, dottoressa, non va bene, va bene, ora ho detto la criminologa Giulia Cola, e poi c'è l'avvocato Francesco Filograssa del foro di Trani. L'altra volta ho detto Trapani, che è un po' più giù, però ho sbagliato Trani, va bene, bene. Allora parliamo appunto della morte della povera Simonetta Cesaroni. E saremo qui anche ad aspettare le vostre domande, sempre che venissi, non so, noi ci va, fra un'oretta si prende e si va a dormire, e festa finita. Visto che ho visto che la settimana scorsa, soprattutto nei confronti di Giulia, avete fatto delle critiche molto pesanti, molto aspre, vorrei che le facesse adesso, almeno lei è qui e vi potrà rispondere, sempre che ne abbiate il coraggio, perché insomma, perché sai, a scrivere così e nascondersi si va bene, ma dal vivo, bene o male, a volte si fa difficoltà. Ma insomma, invito chiunque a fare domande. Bene, buonasera a tutti, ciao Lupa, Valentina, Maurizio, Vera, vabbè, sono tutti quelli che ci sono. Allora ragazzi, sappiamo. Bene, allora io volevo chiedere una cosa a tutti voi, perché io l'altra volta vi ho fatto parlare, no? Voi avete parlato di tutti, cioè, ma voi vi siete fatti un'idea di quello che può essere successo allora? Andiamo un po', ciao, sì, va bene. Ragazzi, io però se vi dico una cosa, anticipo una cosa, che se scrivete su Facebook, io non vedo chi siete, viene scritto Facebook user, quindi se mi dite ciao Angelo, così io vi dico ciao, però non so chi siete, va bene? Vi siete fatti una sorta di idea di chi? Perché ci sono. Grazie Riccardo, grazie. Sei diventato sempre più povero. Di solito metti 2, stasera 0,99. Meno le tasse, vedete quanto vi tocca. Grazie, grazie, comunque grazie. E vi siete fatti un'idea di quello che è successo quel giorno a questa povera ragazza? Perché io in realtà poi ne avevo discusso anche da Pippo Ferrara, ciao Pippo. Ne avevo discusso anche con Francesco ed eravamo arrivati a una sorta di conclusione. Che questa c'era, vi ricordate il discorso della perizia del computer? No, ti ricordi Francesco, Certo. se ne parlò iette. E molti ti criticano, no, ti criticano perché dicono che non, cioè, no, non hai, come dire, messo la brace, la carne sul fuoco, ecco, viene, riguardo a questa cosa qui, cioè non hai preso molto in considerazione la perizia che è stata fatta. Vuoi spiegare una volta per tutte perché non ha così la validità che molti dicono di avere? Ma io l'ho sempre ripetuto nei due video, se non sbaglio, che abbiamo già dedicato a Via Puma, nel quale tu mi hai invitato. Io il problema l'ho affrontato. Io non, ripeto ancora una volta: io non dico che la perizia Ballabio non ha valore, non mi permetterei mai di dirlo, tra l'altro. Dico semplicemente che non può essere ritenuta una prova decisiva che taglia la testa al toro sul fatto che Simonetta effettivamente abbia potuto fare quelle telefonate, che quelle telefonate ci siano state, o comunque, se ci sono state, che sia stata Simonetta a farle. Perché? Perché la perizia Ballabio presuppone un fatto ineliminabile, che a inserire data e orario nel computer sia stata proprio Simonetta Cesaroni, perché il computer era arcaico, richiedeva che manualmente venisse caricato la data e l'orario. E come si fa ad essere certi che sia stata Simonetta Cesaroni? Oggettivamente nessuno lo può dire, perché solo se ci fosse stata una telecamera all'interno della stanza si poteva dire che
fosse stata effettivamente Simonetta. Tra l'altro, quel dato poteva essere modificato da un ulteriore inserimento successivo, e sappiamo che il computer è stato utilizzato e manipolato da tutta una serie di persone successivamente. Prima ancora della perizia Ballabio, il computer era stato oggetto già di una prima perizia, e prima ancora di questa prima perizia ci disse, se non sbaglio, Menicorci, cioè il tutor di Simonetta, che per completare il lavoro a ridosso del dissequestro, se non addirittura durante il sequestro dell'ufficio AIAG, quel computer fu utilizzato per completare il lavoro. Quindi tutta una serie di persone utilizzarono quel computer, per cui non ci può essere una prova definitiva che solo Simonetta la abbia potuto inserire quel dato. A fronte della mancanza di una prova definitiva in tal senso, c'è il fatto che la perizia, il contenuto dell'esame gastrico ci dice che Simonetta molto probabilmente, quasi certamente, non può essere sopravvissuta oltre le 17. Sulla base di questo io ritengo, posso anche sbagliarmi, Angelo, non è che io posso, pretendo che le cose siano così, io ritengo però che molto probabilmente Simonetta non può essere sopravvissuta oltre le 17 per queste ragioni. Ok, allora, vedi, si sente il mio eco. Allora, innanzitutto io voglio fare subito, voglio riferire a Giulia, non so se lei lo ha letto, c'è una critica nei tuoi confronti, te la posso dire, sì, poi magari gli rispondi, perché magari non gli hai risposto, di solito sì, te rispondi sempre tu. Allora, sì, allora, la stavo praticamente cercando ma non riesco a trovarla. Allora, io non riesco a capire chi è che l'ha scritta, vediamo un po', si chiama Gatta Flusio, 7720, vabbè, comunque dice questo, dice Giulia Cola nella cartellina, cioè indica te, ti tagga e ti dice Giulia Cola nella cartellina beige mai più ritrovata c'è il movente del delitto. Il movente del delitto è una prima nota, perché la cartellina beige non è mai sparita, la si vede sulla scrivania di Simonetta nel suo ufficio grazie ad un ingrandimento effettuato dal fotografo Roberto Falcinelli, con all'interno una delle prime note che Simonetta inserì nel computer, punto. Subito dopo ha scritto andate a parlare di Ippica. Ecco, ora se te vuoi rispondere. Allora, io a quello che so la cartellina non fu trovata. Potrebbe essere che sia questa, io purtroppo non sono in possesso del fascicolo originale né delle foto originali, come già ho detto, ho chiesto l'accesso agli atti alla Procura di Roma per motivi di studio, al quale non mi hanno risposto perché disgraziatamente io ho fatto questa richiesta in concomitanza con l'ultima praticamente richiesta di riapertura del caso. Quindi va da sé che non hanno potuto rispondermi perché le carte sono state riprese in mano per riaprire il caso. A quello che sappiamo, questa cartellina non fu ritrovata. Poi, che contenesse solo la prima nota, questa prima nota, eventualmente, qualora venisse fuori dalle fotografie che la cartellina beige è quella incriminata, come ci suggerisce questo ascoltatore, come possiamo essere sicuri che non è stato asportato del materiale da questa cartellina? Probabilmente potrebbe essere tranquillamente che è stata fatta ritrovare quell'unica prima nota, ma a questo punto perché era così importante? Poi ci sono delle discrepanze sulla perizia informatica, dati inseriti, dati non inseriti, è stata lei, non è stata lei, come facciamo a sapere che sia stato con certezza questo tipo di inserimento che stava facendo? Se non c'è certezza nemmeno sugli orari, né sul tipo di lavoro che è stato fatto, né su chi ha messo mani su questo lavoro, io sarei anche un po' cauta nel dare per certo che si trattasse di questo unico foglio, sinceramente. Poi tutto può essere, mi posso sbagliare, perché purtroppo, ripeto, non ho accesso agli atti ufficiali. Però di cartelline
almeno in quasi tutti i libri che trattano questa storia, viene specificato due cose. La prima è la famosa agendina rossa della Lavazza e la seconda che manca all'appello questa cartellina di cui parlò anche Paola Cesaroni, che Simonetta si scordò al momento in macchina. Allora, in realtà poi te ne fa un'altra molto più lunga, molto più aspra, però quella preferisco mandartela in privato, non, visto che ci sono domande. No, no, ma poi... la stavo provando a ricercarla, ma no, non no, male, poi ti arrabbi, non riusciamo a fare la... Non so, per te la tua calma ha un certo limite. Comunque, Angelo... sì, prego. A proposito, certo, di questo fatto, oltre a ribadire che anch'io, per quello che so, questa cartellina beige non venne più ritrovata, però il fatto che esistano delle foto che la ritraggono, non, fatte al momento evidentemente del delitto da, diciamo, dai tecnici che intervennero sulla scena, non significa che la cartellina non sia successivamente sparita. È stata fotografata sul momento, perché ad esempio, io faccio un esempio concreto, anche le famose scarpe da ginnastica che indossava Simonetta furono fotografate da coloro che arrivarono sulla scena del delitto, tanto che su Google, cioè facendo una ricerca, noi troviamo la foto delle famose scarpe di Simonetta appaiate, ma le scarpe di Simonetta sono sparite, non si trovano. Quindi il fatto che i tecnici avessero fotografato in quel momento la cartellina beige può anche essere, cioè sicuramente è così come diceva questa spettatrice, però questo non significa che non sia effettivamente sparita la cartellina, come anch'io, per quello che so, è così, non si è più trovata. Vabbè, no, 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 poi ce n'è un'altra, ma quella lasciamo perdere perché ho visto che stanno facendo delle osservazioni. Volevo fare Franca, vuoi dire qualcosa? No, non ti sentiamo, Franca. Microfono, sì. Ho letto ultimamente che si sta un po' discutendo sull'arma del delitto, perché alcuni pensano che forse non è proprio quel tagliacarte l'arma del delitto. Che è vero, non aveva impronte, non aveva macchie di sangue e probabilmente viene considerata l'arma del delitto per la forma che ha, che hanno le ferite di Simonetta. Però ultimamente ho sentito queste osservazioni che forse quella non è la vera arma del delitto, ma è stata messa lì proprio per sviare un po' le indagini. Voi cosa ne pensate? Allora, intanto ragazzi, le domande rimangono lì, però ce n'è un'altra per Giulia. Purtroppo io devo andare in ordine cronologico che è stato fatto prima. Se poi vuole, poi rispondete tutti voi. Allora, vorrei chiedere alla criminologa, questa non è una critica, anzi è una domanda più che lecita. Vorrei chiedere alla criminologa se dovesse fare un profiler dell'assassino, come lo descriverebbe? Allora, diciamo che il discorso del profiling è una cosa un po' complessa e anche un po', permettetemi l'espressione, un pochino influenzata da quello che vediamo nei vari film o nelle varie serie TV che sono dedicate a questa cosa. Intanto, fare un profiling preciso della questione in mancanza di titoli di tipo specifico come psicologia o psicoterapia, questo tipo di specializzazioni non è così semplice. Posso provare a fare una ipotesi a livello criminologico, cioè partendo da quello che è successo, dai fatti certi che abbiamo, che sono pochissimi, io non mi stancherò mai di ripetere che i fatti sono pochissimi riguardo a questa storia. Molto sono ipotesi, molto sono tentativi, molto sono maldestri, pasticci sia a livello di indagine che a livello di ricostruzione. Come forse già avevo detto l'altra volta, l'unica certezza che ho è che è qualcuno che è legato all'ambiente. Parliamo di qualcuno che conosce molto bene la location, diciamo, il posto in sé, quindi sia l'ufficio
fisico dell'AIAG, come è strutturato, come si compone a livello proprio fisico, cioè come sono composte le stanze e tutto il resto, sia come è composto lo stabile di via Carlo Poma 2 e tutte le abitudini ad esso legate. Perché è vero che siamo a Roma ad agosto, è vero che la città è semideserta, è vero che è un pomeriggio, che sono tutti in vacanza, che lo stabile stesso era composto per gran parte da uffici, soprattutto quella scala, però è uno stabile molto grande, che ha un sacco di vie di comunicazione, un sacco di accessi secondari che non tutti conoscono e anche di passaggi tra un edificio all'altro senza necessariamente ripassare per il cortile. E in uno dei libri che ho letto per documentarmi su questa vicenda si esplicitamente fa riferimento a dei collegamenti attraverso le terrazze situate sul tetto che sarebbero in realtà divise da dei muretti molto bassi, quindi molto facilmente scavalcabili, quindi si poteva facilmente passare dal tetto di un edificio, di un corpo all'altro, senza dover necessariamente scendere le scale, farsi aprire il portoncino e passare dal cortile. Questo lo posso dire senza timore di smentita. Quindi per muoversi lì dentro, soprattutto per sapere che Simonetta lavorava lì, qualcuno doveva saperlo con certezza, perché Simonetta non era un'impiegata dell'AIAG, era un'impiegata della Reli, che era un'altra azienda che si occupava d'altro e fu data in prestito all'AIAG per un breve periodo, perché c'era necessità di snellire del lavoro arretrato, perché mancava un collega. E se non sbaglio non era, mi pare fosse poco più di un mese e mezzo che lavorasse lì. E ci andava solo in determinate giornate, solo in determinati orari, mi pare 2 pomeriggi a settimana. Quindi per forza si doveva sapere, intanto, che lei andava lì, quando ci andava e che orari facesse. E soltanto qualcuno che era dedicato e che era legato a quell'ufficio poteva saperlo con certezza. Gli uffici dell'AIAG non sono aperti al pubblico, sono un organo di gestione dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, sia a livello amministrativo che burocratico. Non è che si recassero lì degli utenti o dei soggetti che avevano prenotato una stanza, piuttosto che volevano informazioni per fare una prenotazione agli ostelli della gioventù, si recassero lì direttamente. Cioè si trattava veramente di un ufficio di tipo gestionale. Quindi è sicuramente qualcuno che deve avere avuto a che fare in primis con l'edificio e in secundis con l'ufficio stesso. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire per forza, che avesse possibilità o di pulire o di avere un contatto o qualcuno che potesse pulire o potesse inquinare la scena, come poi è stato fatto, nell'immediatezza. Sono tutti elementi che portano ad un collegamento diretto con AIAG e con l'edificio di Via Poma. Una persona che poi adesso qua entrerebbero in gioco tutta una serie di classificazioni, organizzato, non organizzato, impeto, non impeto, tutto quello che vogliamo. Ma si è dibattuto tantissimo anche sul movente sessuale o passionale di questo omicidio. Anche lì potrebbe esserlo per determinati aspetti, come invece potrebbe no, perché ci sono state delle azioni di staging, di manipolazione anche della persona stessa, di come è stata trovata. Perciò non mi sento di dare un'indicazione, una descrizione precisa. L'unica cosa che mi sento di dire con sicurezza è questo fatto di un soggetto assolutamente legato al posto, quello senz'altro. E necessariamente, per essere legato al posto, in qualche modo doveva conoscere Simonetta, non, magari non bene, ma abbastanza in modo diretto, per sapere che lei era lì, per sapere che fosse lì in quei determinati momenti. Tant'è che, come diceva l'avvocato, molto probabilmente la persona era già dentro l'ufficio ad aspettarla quando lei è arrivata.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Scusate, mi è venuta la tosse. Ma io vorrei chiedere alla criminologa Giulia, secondo lei perché non potrebbe essere una donna l'assassino? Ma in realtà potrebbe esserlo, tranquillamente. Avrebbe in quel modo senso, in un certo senso, facendo magari uno sforzo un pochino più ipotetico, il discorso dello spogliarla. Anche lì c'è tutto un altro capitolo che parla del se è spogliata volontariamente, non si è spogliata volontariamente. In realtà una delle cose abbastanza plausibili è il fatto che lei fu colpita, fu attinta dalle coltellate una volta che non era cosciente, perché prese questo colpo violento sul viso prima di tutto. Sul viso, tra l'altro, nella zona della tempia, quindi potrebbe essere stata tranquillamente già svenuta e una donna avrebbe potuto toglierle gli indumenti e colpirla successivamente, quando già era incosciente. Poi sì, è vero che il discorso delle pugnalate, il discorso dei punti in cui è stata pugnalata sono più statisticamente più riconducibili ad un individuo maschio, perché hanno colpito il torace, la zona del seno, la zona del pube e alcune sul viso, che sono un po' i tratti caratterizzanti del fatto di essere donna. E normalmente, o meglio, secondo la casistica abituale, sono stati statisticamente degli atteggiamenti più riconducibili ad una persona, un uomo come esecutore. Ma nessuno ci vieta che invece possa essere anche un individuo femminile. Il discorso della sopraffazione fisica, abbiamo una ragazza comunque non particolarmente grande, abbastanza minuta, e che comunque molto probabilmente non era cosciente, quindi potrebbe tranquillamente essere anche una donna. E magari nel caso di una donna, queste azioni mirate sui punti caratterizzanti la femminilità potrebbero essere collegabili magari ad un discorso di gelosia, di cancellare la bellezza di questa ragazza, perché era obiettivamente una ragazza molto carina e abbastanza... cioè che si notava, insomma. Potrebbe essere una donna. Io sinceramente non mi sento di escluderlo. Comunque l'assassino doveva essere molto sporco di sangue. Anche questo discorso, per fare una cosa del genere, vero è che sei incosciente, quindi, e anche perché che alcune ferite non erano particolarmente profonde, quindi magari con un sanguinamento abbastanza ridotto, ma dalla ricostruzione fatta della posizione dell'offender rispetto alla posizione di Simonetta sul pavimento, in qualche modo si comunque avrebbe dovuto sporcarsi, quello è poco ma sicuro, tant'è che lascia in giro delle tracce di sangue, il sangue sul telefono, sono tutte cose sullo stipite della porta, che comunque, per questo facevo riferimento al discorso, aveva nella sua disponibilità o il materiale o un collaboratore per pulire o entrambe le cose. Perché c'è stata anche una pulizia sommaria, ma c'è stata. Cioè il sangue che è stato trovato a terra è molto meno di quello che avrebbe dovuto esserci, perché è stato parzialmente asciugato. Io ho un paio di fotografie che si trovano facilmente su internet, dove lei comunque è oscurata, ma si vedono alcune tracce del pavimento. C'è una foto molto famosa che fa vedere le scarpe, e in una vicino alla zona delle scarpe c'è una porzione di pavimento che sembra ci sia stato trascinato, quell'effetto di alone come quando si passa uno straccio sopra il pavimento. Quindi sì, c'è stata un'azione di pulizia ed è palese questa azione di pulizia, proprio palese. Vero che non c'era in giro nessuno, che è agosto, che il palazzo è deserto, però a maggior ragione che è deserto, il rischio di essere incrociato anche solo dal vanacoro e dalla moglie che montavano di servizio era altissimo. Tu dovevi sapere per forza gli orari, dove muoverti e quando muoverti. Certo. E anche ripulire il sangue. Io sono dell'avviso che l'assassino lo fa perché ci sono le impronte del piede. Quindi fosse stata una donna, magari un piede particolarmente piccolo, gli inquirenti avrebbero subito
indirizzato i sospetti verso una donna, perché infatti non è ripulito proprio alla perfezione, proprio alla meglio, proprio per togliere impronte di piedi, secondo me. Allora, ora cominciamo a rispondere un po' anche alle osservazioni che hanno fatto. Vediamo un po', partiamo da Marina Bratta. Marina Bratta non dice a che rivolta, ma insomma può rispondere. Buonasera a tutti, non vorrei dire una imprecisione, ma Pallabio disse che Simonetta aveva sicuramente inserito le prime note poiché aveva una caratteristica nell'impostare i dati. Ma questa volta, Francesco, ne avevamo già parlato, giusto? Sì, se non sbaglio era tra i commenti che in qualche precedente video era stato detto questo fatto. Sì, io sinceramente, se devo rispondere io... Rispondi vuole. Cioè l'idea che Simonetta aveva una sua particolare caratteristica nell'inserire i dati al computer... Non so fino a che punto sia una tesi sostenibile. Noi possiamo parlare per giorni e giorni. Certo, chi è convinto che Simonetta ha effettivamente effettuato quelle telefonate o che comunque alle 17:35 fosse viva, troverà sempre delle ragioni per ritenere che sulla base della perizia di Pallabio Simonetta doveva essere viva alle 17:35. Io ripeto, noi sulle caratteristiche del lavoro su cui Pallabio ha fatto la perizia possiamo soffermarci finché vogliamo. Resta il fatto oggettivo che nessuno può affermare con certezza che Simonetta e solo Simonetta abbia iniziato e abbia quindi aperto il programma della contabilità inserendo i dati, l'orario e la data. Nessuno lo può dire con certezza, così come nessuno può confutare che sulla base dell'esame gastrico Simonetta dovesse essere viva oltre le 17. Cioè io è su questo più che sulla particolare modo con cui Simonetta poteva inserire i dati, cioè come una sorta di impronta calligrafica, cioè era la calligrafia di Simonetta rapportata al modo di lavorare al computer. Io, per me sono cose che lasciano il tempo che trovano, cioè resta il fatto che a meno che non si dimostri che Simonetta avesse ulteriormente mangiato uscendo di casa, Simonetta non poteva essere sopravvissuta oltre le 16:30. Quando anche avesse avuto un tipo di digestione più lento, e non lo sappiamo perché non è provato che Simonetta avesse di questi problemi, ma se anche lo avesse avuto, non sarebbe sopravvissuta oltre le 16:30, proprio le 17 massimo. Quindi queste telefonate del 17:35 non avrebbe ragionevolmente potuto farle. Io ripeto, cioè poi è chiaro che chi ritiene che la perizia Pallabio sia un totem, che solo Simonetta poteva aver inserito quel dato, e continuerà a ripetere che la perizia Pallabio dimostra che Simonetta Cesaruni fosse viva alle 17:40. Qualcuno vuole dire qualcos'altro? Io volevo solo aggiungere, poi nel frattempo ho rivisto altri commenti. Possiamo tutti essere d'accordo o non d'accordo con quello che viene detto, però noto che c'è un po' un travisare quello che viene detto, nel senso che non solo uno non dice no, ma questo non si è fatto perché è inutile. Non è che non è utile o è inutile in base al tipo di caso, ma c'è un'opportunità o una non opportunità di un accertamento o di un altro in base a delle valutazioni. Io faccio un'ipotesi
in base a quella che potrebbe essere stata la valutazione di chi ha operato in quel momento. Ovviamente a posteriori, nessuno di noi era presente il 7 agosto del 90 né nelle ore successive a fare il sopralluogo, a fare l'indagine e a esaminare la scena, né tantomeno a fare le indagini direttamente. Quello che si sa è quello che è stato scritto nei vari libri e esposto tutte le varie trasmissioni, da Telefono Giallo e via discorrendo, per citare quella un pochino più famosa che Augias fece una bella ricostruzione della vicenda. Ragionando dopo con gli strumenti lavorativi e normativi e di esperienza che ciascuno di noi ha per il proprio campo, ricordiamo, per il proprio campo, non è che uno fa il criminologo ed è un tuttologo, è un esperto in base a determinate materie. Lo stesso è chi ha esercita la professione legale e ha un'esperienza di un altro tipo riguardo determinate materie. Non è che voglio dire tu che ne sai che fai il lavoro X, però se una persona che ricopre una certa professione, ha fatto un certo tipo di studi e ha un certo tipo di esperienza anche lavorativa, probabilmente può interpretare gli avvenimenti e l'operato di soggetti precedenti in un determinato modo. Quello che ha detto poco fa Francesco riguardo alla confutabilità o inconfutabilità della perizia piuttosto che del contenuto gastrico, secondo me ricollega al discorso che bisogna guardare i fatti. I fatti sono pochi in questo caso, tutto il resto sono ricostruzioni di cose riferite. Le telefonate, non abbiamo i tabulati, noi abbiamo dei testimoni, dei soggetti che sono stati interpellati e hanno dichiarato di aver ricevuto le telefonate a il tale orario, dalla tale persona. Non ci sono tabulati che ci dicano che con certezza A, quelle telefonate sono state fatte e B, sono state fatte da quella persona. Quindi noi le certezze che abbiamo sono pochissime, sono Simonetta è arrivata all'ufficio all'ora tale, anche lì fino a un certo punto, essendo partita all'ora tal'altra avendo preso la metropolitana. Però non sappiamo se nel frattempo Simonetta possa aver mangiato qualche cosa lungo il tragitto, come diceva Francesco poco fa. Quello che sappiamo è che il contenuto gastrico, che è sicuramente un dato oggettivo, ha quel tipo di contenuto e in base alle regole di massima della medicina legale c'è una tempistica, un range di tempistica più o meno stretto che ci dice quanto tempo sia trascorso dall'ultimo pasto al momento della morte. E questo è un dato oggettivo. Il secondo dato oggettivo è il discorso dell'inserimento dei dati nel computer. Però dell'inserimento dei dati, non di chi lo abbia fatto. Io adesso non so con certezza di che anno sia la perizia Ballabio, però quello che sappiamo è che sì, i dati sono stati inseriti nel computer, sì, è stato inserito manualmente un determinato orario. Ma proprio perché è stato inserito manualmente, non possiamo avere la certezza matematica se l'orario sia effettivamente quello oppure no. E B, non possiamo sapere chi l'abbia inserito, perché non c'è un'impronta precisa dell'inserimento, non abbiamo le immagini precise dell'inserimento, del momento dell'inserimento, per vedere che è proprio Simonetta che inserisce quel tipo di dato, oppure se è qualcun altro che inserisce quel tipo di dato. Il problema è proprio questo, ribadisco un'altra volta, i dati oggettivi, le certezze sono pochissime, sono le certezze che hanno dei riferimenti precisi e inconfutabili degli orari e di un determinato avvenimento, di un determinato pezzo del puzzle, come può essere ad esempio il momento in cui viene scoperto il corpo o il momento in cui intervengono il primo intervento degli investigatori sulla scena. Tutto il resto sono ricostruzioni che possono essere plausibili, possono contribuire a creare il tutto, ma non sono certe, purtroppo. Questo mi pare abbastanza chiaro, ecco. Ragazzi, io
Io l'ho già detto, non me la fate incazzare la Giulia, perché questa guarda i commenti successivi e poi si arrabbia, poi se la rifà con me. Allora, poi mi porta per bocca per tutti i paesi, come dico da altre parti. Allora, ci sono altri consigli? No, vabbè, hai fatto bene a dirlo, insomma, perché molti, anche non solo stasera, ma diverse occasioni, non è così, è così, è così. Tutti hanno la verità in tasca. La realtà dei fatti è che si fanno delle ricostruzioni, le trasmissioni servono anche a quello. Magari uno spunto può essere buono, ma nessuno si vuole mettere i panni. Veramente. Ecco. Quindi chiunque può avere ragione e chiunque può avere torto. Ecco, noi non abbiamo la verità in tasca, che se io avessi la verità in tasca andrei in procura a portarla, non qui in trasmissione davanti a 90-100 persone. Quindi vabbè, detto ciò, torniamo a noi. Allora, vediamo, c'è Dylan Dog Diary, okay, che dice: al di là della perizia informatica, quel giorno la Cesaroni l'hanno fatta andare in ufficio senza giustificato motivo, perché la liquidazione IVA era già stata fatta. Voi sapete nulla a tal proposito? Ma io so che in diversi si meravigliarono sul motivo per cui, sul fatto che Simonetta fosse andata al lavoro effettivamente quel giorno, perché più di uno tra i colleghi sentiti riteneva che Simonetta avesse sostanzialmente, forse questo lo diceva la Baldi, avesse esaurito il lavoro da farsi. Lo stesso suo tutor, Menicocci, quando fu sentito, disse che al momento in cui lui era andato in ferie, quindi diciamo nell'ultimo giorno che lui aveva lavorato insieme a Simonetta, disse che il lavoro che residuava per Simonetta era veramente pochissimo, che poteva essere diciamo esaurito senz'altro nel corso della successiva giornata di lavoro di Simonetta. Per cui il fatto, ora adesso io non ricordo esattamente quante volte Simonetta sia andata al lavoro da sola dopo che Menicocci sia andato in ferie, però come minimo debba essere successo almeno due volte, se, forse tre. Di certo ci si meravigliò della ragione per cui il 7 agosto Simonetta sia andata effettivamente a lavorare quel giorno, perché avrebbe potuto esaurirlo in precedenza il lavoro. Venne anche chiesto chi avesse insistito perché Simonetta andasse al lavoro quel giorno, e se non sbaglio, la risposta che venne data dal funzionario AIAC a cui questa domanda fu posta, adesso non ricordo se fu la Baldi o la Berrettini, ma la risposta fu che era stato proprio Caracciolo in persona, cioè il titolare dell'ufficio, il AIAC di Via Puma, a decidere che Simonetta andasse al lavoro quel giorno. Ok, mi ci vuole il tempo per prendere. Bene. Allora, altra domanda. Allora, ciao Salvo, vorrei cortesemente sapere cosa pensate rispetto a ciò che Ballabio disse a proposito della bugia, tra virgolette, della SIP sull'impossibilità di avere accesso al traffico telefonico quando lui dice che e finisce lì. Ah, forse questa. Che nel 90 si trattenesse invece traccia almeno di 2 mesi successivi. Spero di aver detto giusto. Allora, chi risponde? Sinceramente non ho capito la domanda. Allora, vorrei cortesemente sapere cosa ne pensate rispetto a ciò che ballavo. Ragazzi, però scrivete tutto in una riga. Va bene, passiamo a quella successiva, vai. Allora, riscrivila per favore, tutta per una riga intera. L'assassino ha manifestato un odio personale verso Simonetta, che ci allontana dal movente maniacale e dal territoriale. L'assassino la odiava, ma voleva avere il controllo. Qui in realtà vorrei fare un'osservazione io. La realtà dei fatti è vero, sì, Giulia, io sono d'accordo con Giulia perché ritengo essere una donna molto intelligente,
poi il suo lavoro lo sa anche fare, quindi non stiamo parlando di aria fritta, ma io però l'ipotesi dell'assassino seriale non la toglierei del tutto. Io ho letto anche un libro, voi lo conoscete, di Otello Lupacchini. Otello Lupacchini è convinto che tra le varie morti avvenute a Roma in quegli anni ci sia anche quella di Simonetta Cerasoni per la stessa mano, per 12 donne. Il libro si chiama così. Quindi io non la, come dire, non la escluderei al 100%. Voi che ne pensate? Allora, posso? Io credo che la nostra ascoltatrice qui sul discorso dell'odio personale credo che si riferisca al discorso dell'overkilling, dove l'overkilling è, lo sappiamo tutti, perché anche questa è una dei fenomeni che viene più spesso utilizzato e spiegato nei vari casi proposti dalla televisione o dai telefilm. Praticamente quell'accanirsi sulla vittima provocando più ferite o più sofferenza rispetto a quella che sarebbe necessaria per annientare il soggetto, che tecnicamente dovrebbe essere l'obiettivo dell'omicidio. Di fatto Simonetta ricevette 29 coltellate, ma quelle mortali sono pochissime, quindi molte delle ferite che lei ha sono come degli sfregi ulteriori, considerando anche il discorso delle parti particolarmente indicanti la femminilità. Questo sì, è vero, nella maggior parte dei casi l'overkilling è l'indicatore di una questione personale. Quindi a questo punto sì, è vero, probabilmente questa persona aveva questo elemento ci può confermare il fatto che questa persona poteva avere un particolare odio, un particolare risentimento, una particolare motivazione di tipo personale per eliminare Simonetta. Questo sì, è estremamente probabile, se non forse uno dei pochi elementi certi. Però allora ritorniamo all'inizio, ritorniamo al discorso della conoscenza dei luoghi e dei tempi. Per fare 29 coltellate in questo modo, per quanto di impeto sia, ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo a farle, a creare il danno e poi a rimediare, a pulire. Quindi questo mi riporta ancora, ok, la questione personale, ma ancora una volta alla conoscenza anche dell'ambiente e dei tempi, perché intanto si doveva essere sicuri di trovarla lì. Ricordiamoci che nemmeno i familiari sapevano che lei lavorasse lì. E anche questo riporta ulteriormente al discorso del luogo e del tempo. Poi, sul discorso del serial killer, Angelo, sì, per alcuni versi, però diventa un pochino, secondo me, un pochino forzata per tantissimi motivi. Per il modus operandi, per la quantità, per la diversità delle vittime, per tantissime cose. Lì entrano in gioco tantissimi fattori per il discorso del serial killer, che è un'ipotesi che secondo me si potrebbe approfondire, potrebbe prendere corpo solo avendo contezza di tutte le carte, di tutti i 12 casi, ma contezza seria, non contezza di hanno fatto il telefilm su Emanuela Orlandi, hanno fatto la trasmissione su Emanuela Orlandi, c'è la rivelazione, o hanno fatto la trasmissione su Simonetta Cesaroni, quindi c'è la rivelazione X, Y, e ciò ci porta a... Sicuramente il dottor Lupacchini ha avuto accesso ad alcune carte e ha avuto modo di ricostruire quel tipo di aspetto. Quindi potrebbe essere un'ipotesi avanzata da parte sua con della sostanza, cosa che io non mi sento di fare, perché non ho in mano le carte. È sicuramente un'ipotesi suggestiva e potrebbe avere un senso. Però al di là di questo tipo di considerazione non mi sento di poter dire sì, potrebbe esserci un serial killer oppure no. Ecco, non ho abbastanza elementi. No, te lo dico perché Lupacchini... Sì, prego, scusa. No, dicevo, Lupacchini nel libro
E allora si chiama 12 donne per un solo assassino, mi pare si chiami così, giusto Franca? Sì. Non ve lo ricordate, sì, lui mette tassello per tassello e anche se non mette il nome dell'assassino, però lo fa capire. Io poi ci ho l'uomo messo... col Ferrari. Esatto, bravo, esatto. Che poi io penso di aver capito di chi stiamo parlando. Tu hai capito, sì? Io no. Io penso di sì, però no. E come dire, però, vabbè, parliamo dopo, vai Giulia, parliamo dopo. E, quindi mette tassello per tassello, non è che parla a caso, anche perché lui Pacchino no. Non è... No, no, ma so che non lo stavi dicendo quello, insomma, Pacchino non è uno stupido, quindi... ha scritto questa cosa, invito a tutti voi a leggerlo, però, quindi, però se ci sono delle cose che portano più a una conoscenza che come dire, a una cosa casuale, dobbiamo mettere anche queste sul tavolo e analizzarle. Altra cosa, qualcuno volevi dire, Francesco? Sì, scusa. No, volevo ricollegarmi comunque a questa domanda dicendo, ora non so se la nostra spettatrice Domenica Caricati quando ha posto la domanda, cioè l'assassino ha manifestato un odio personale verso Simonetta, affermi questo sulla base del fatto che c'è stato indubbiamente un overkilling, cioè le tante coltellate, quindi 29 coltellate. Volevo dire che in realtà non sempre la modalità particolarmente efferata del delitto sta ad indicare necessariamente un rapporto personale diretto tra l'assassino e la vittima, quindi l'odio personale. Potrebbe anche semplicemente trattarsi di un odio che si è scatenato sul momento da parte dell'assassino nei confronti della vittima. Ad esempio io potrei citare il caso che è stato risolto nel corso del 2023, un cold case veramente di lunghissima data, che addirittura risaliva al 1966 negli Stati Uniti, di Diane Hockwitz, che era veramente una situazione estremamente simile a quella di Simonetta Cesaruni, cioè una ragazza che è un'impiegata che era stata uccisa in un ufficio durante l'orario di lavoro pomeridiano. Diane venne uccisa e venne trovata seminuda, accoltellata, non violentata, esattamente come Simonetta Cesaruni. Diane era stata addirittura attenta, colpita da 101 coltellate, quindi molto più delle 29 di coltellate di Simonetta Cesaruni, cosa che a lungo fece sospettare gli inquirenti che ci fosse un rapporto personale tra la vittima e l'assassino. Anche lì si parlò di un odio personale, tanto che a lungo vennero attenzionati e anche indagati persone che anche nell'ambito dell'ambiente di lavoro avevano avuto un rapporto personale con Simonetta. Venne a lungo indagato i familiari di Diane a lungo ritennero che fosse lui l'assassino della figlia, anche se non era stato possibile provarlo, il figlio del titolare di Diane, perché era noto che la avesse ripetutamente cercato di indurre Diane ad uscire con lui e quindi si andava alla ricerca di un rapporto personale. Quando l'anno scorso, grazie all'esame del DNA, alla prova del DNA genealogico, si è riusciti finalmente a risalire all'assassino, perché anche se non era stata violentata Diane, l'assassino aveva comunque lasciato il proprio DNA sul luogo del delitto, sul corpo di Diane, si è scoperto che era un soggetto che era quasi un estraneo totale per Diane, era un camionista che lavorava per un fornitore che era stato 4 giorni prima lì e aveva notato
la presenza di un'impiegata che restava sola nella fascia tra le 15 e le 16, e siccome era un predatore sessuale, aveva si trattava di una persona che poi aveva ucciso successivamente anche un'altra ragazza, era andato lì mirato, quindi non c'era alcun rapporto personale tra lui e la vittima, se non appunto questo suo fatto di essere un predatore sessuale, e ciò nonostante aveva ucciso con 101 coltellate. Quindi quello che volevo dire, le 29 coltellate inferte a Simonetta non significano automaticamente che ci fosse qualcosa di un legame particolare tra l'assassino e la vittima. Potrebbe essere anche semplicemente una furia omicida scatenatasi sul momento da parte dell'assassino. Poi, per quanto riguarda il discorso dell'assassino seriale, Angelo, io tra l'altro lo leggerò sicuramente questo libro perché ormai mi ha intrigato, d'altronde so benissimo che Lupacchini è un validissimo magistrato e anche un ottimo scrittore, però dico una cosa, cioè l'assassino seriale in questo caso, se c'è stato davvero un assassino seriale, doveva necessariamente conoscere Simonetta Cesaruni. Perché in molti casi gli assassini seriali non conoscono le loro vittime, le scelgono a caso. In questo caso invece, se veramente, io non escludo nulla a priori, non escludo che possa essere stato un assassino seriale, ma doveva per forza conoscere Simonetta Cesaruni, perché in pochi sapevano che Simonetta avrebbe lavorato quel giorno e che lavorava lì, come ha detto Giulia. Non lo sapevano nemmeno i genitori di Simonetta dove la figlia lavorasse. Quindi l'assassino seriale, a meno che non è uno che si è presentato del tutto casualmente all'ufficio AIAC, agli ostelli della gioventù, ed è stato abilissimo ad indurre Simonetta ad aprirgli, doveva comunque essere qualcuno che conosceva l'ambiente AIAC e sapeva che lì avrebbe trovato una ragazza in quella fascia oraria e che sarebbe stata sola e che lui non avrebbe rischiato di imbattersi in un altro soggetto. Un po' troppe circostanze per un assassino seriale, a mio modo di vedere. Stasera bottoni vado poco lontano. Bene, grazie. Franca, vuoi aggiungere qualcosa? Volevo riagganciarmi al fatto che l'omicida sicuramente era sporco di sangue. Lo diceva pure un utente, ma mi sfugge il nome in questo momento, mi perdonerà. Diceva: l'assassino può essersi lavato a casa sua. Probabilmente si intende nello stabile di Via Poma. Magari poteva avere le chiavi di un appartamento, perché magari proprietario, è lavato lì e poi fuggito dai terrazzi. È possibile questo? Dovete rispondere voi, per voi la domanda. Secondo me potrebbe essere plausibile. Allora, ora questo sicuramente adesso chi ci ascolta dirà: ecco, allora loro parteggiano per l'ipotesi di Federico Valle, per l'ipotesi di Vanacore, perché così sarà. Già mi vedo, perché ho notato che di quel che diciamo viene spesso presa solo una parte e a quella parte ci si attacca per interpretare per a modo proprio, esatto, interpretare a modo proprio e attaccare quello che viene detto. Potrebbe essere plausibilissimo, e anche questo però ci riporta a qualcuno che conosceva il posto, qualcuno che conosceva gli orari, qualcuno che conosceva molto approfonditamente l'ambiente. Potrebbe essersi lavato a casa sua, perché no? Poteva essere qualcuno di qualche altro ufficio, di qualche altro ente che aveva sede lì, senz'altro. Poi è vero che il fatto che fosse stata da una parte ci aiuta, perché quando anche qualcuno si fosse lavato o altro, magari anche approssimativamente, fa molto caldo, si asciuga in fretta, ha aspettato un attimo nascosto da qualche parte o in qualcuno di questi stabili, e o aveva modo di cambiarsi oltre che di sciacquarsi, di pulirsi, oppure ha aspettato, è riuscito a far asciugare in qualche modo gli abiti e poi se n'è andato in serata.
possono essere mille ipotesi, però nel caso cui fosse stato qualcuno che aveva possibilità effettivamente di pulirsi, di lavarsi, questo ci riporta ancora al punto di partenza. Era qualcuno che sapeva molto bene come era la struttura, quali fossero gli orari, chi c'era e chi non c'era. E senza dubbio sapeva che lì avrebbe trovato una ragazza sola, come diceva Francesco poc'anzi, sia esta Simonetta o no. Ma in ogni caso doveva sapere con certezza che c'era quella ragazza sola in quel pomeriggio, a quell'orario e in quel posto. Bene, aggiungerei che l'assassino potrebbe, anziché essersi lavato, essersi cambiato. E non dimentichiamo che l'assassino con certezza ha fatto una telefonata. Ora, l'assassino ha chiamato qualcuno in soccorso. Questo è certo, perché non può essere, diciamo, plausibile un'ipotesi che, seguendo i vari forum, ho anche letto, cioè che le tracce di sangue sul telefono possano essere di un soggetto che abbia semplicemente sanguinato e che non fossero collegati all'omicidio. Io questo proprio lo escluderei, cioè io non posso credere che in un ufficio dove è stata assassinata una ragazza, nella stanza c'è un telefono insanguinato e l'accusa non abbia a che fare con l'omicidio. Sicuramente la traccia di sangue è stata lasciata dall'assassino quando ha fatto una telefonata. L'assassino quindi ha fatto una telefonata e l'ha fatta per un solo motivo, per chiedere aiuto. Quindi non è da escludere che il soggetto che possa essere arrivato in soccorso dell'assassino per aiutarlo a cancellare le tracce, magari a ripulire la scena del delitto, non è da escludere che non possa anche avergli portato un ricambio di vestiti. Poi teniamo conto che siamo al 7 agosto e non è che doveva portare il soprabito, cioè era sufficiente una maglietta o un pantalone, e quindi l'assassino in questo senso può essere uscito senza aver avuto la necessità, può essersi lavato, e questo implica che allora aveva a che fare, se non con la palazzina, quantomeno con il condominio, e quindi abitasse lì. Però in realtà può essere anche uscito dal complesso di Via Puma indossando un ricambio di vestiti che gli è stato messo a disposizione dalla persona che è andata in suo soccorso, e io darei per certo che qualcuno sia andato in soccorso dell'assassino. Ok, bene, passiamo alla prossima. Allora, Speranza, qui si parla di Speranza, naturalmente i familiari hanno sempre la speranza di trovare qualcuno, ha avuto prova di molte persone che per anni e anni e anni hanno combattuto e spesso riuscite a trovare chi ha fatto il male a un familiare. Allora, vediamo un attimo qualcuno di voi. Allora, qualcuno di voi, Marina Pratta, ci dice: a conoscenza di quante e quale chiave aveva Simonetta in quel complesso edificio? Ma presumo che avesse le chiavi dell'ufficio. Ok, va bene, questa è la risposta. Se non c'è nient'altro, noi dobbiamo rispondere solo alle domande. Io vado avanti con: perché il portiere, il Nicolino Grimaldi, non è mai stato indagato? Ma io credo che l'attenzione si sia concentrata su Vanacure anziché su Grimaldi, per un paio di considerazioni. Perché a differenza di Grimaldi, che rimase, a parte quando si allontanò con lo stesso Vanacure per andare a prendere il caffè e la ferramenta, Grimaldi poi quando tornarono rimase sempre lì in vista, seduto alla fontana. Fu Vanacure che si allontanò per un certo lasso di tempo, lui disse, per essere andato ad innaffiare le piante di alcuni appartamenti. Cioè Vanacure attirò l'attenzione degli inquirenti quando questi accertarono che nel corso del pomeriggio, a un certo punto, detto proprio, se non sbaglio,
forse proprio da Nicolino Grimaldi, Vanacure a un certo punto era sparito alla vista di coloro che stavano lì nella fontana all'interno del cortile condominiale. Quando poi si aggiunsero le macchie di sangue sui pantaloni, che poi si scoprirono essere comunque di tutt'altra natura, a quel punto l'attenzione degli inquirenti si concentrò unicamente su di lui, anche perché non dimentichiamo, Angelo, che lui si difese molto male nella fase iniziale, cioè lui fin da subito, nonostante che fossero passate poche ore, disse che non ricordava bene che cosa avesse fatto nel lasso di tempo in cui Nicolino Grimaldi non l'aveva più visto, e diciamo in maniera molto così, con grande difficoltà, parlò delle piante che aveva innaffiato, che poi a dire degli inquirenti risultavano invece asciutte, però potevano essersi asciugate, diciamo. Io sto dicendo perché lui fu attenzionato perché disse che era andato ad innaffiare le piante e per gli inquirenti le piante erano asciutte, disse che c'era senz'altro un condomino che l'aveva visto mentre lui si arrampicava sul terrazzino per andare a innaffiare queste piante, e sentito questo condomino non confermò, non disse di averlo visto quel giorno in particolare, e a quel punto per gli inquirenti Vanacure stava mentendo o stava nascondendo qualcosa. Perfetto, perfetto. Allora c'è un'osservazione, allora sempre di Salvo Petruzzelli, che dice: scusa Salvo, per prima la tua domanda non si capiva perché era scritta in due tranche, io non sono riuscito a leggere per bene, colpa mia, no, no, assolutamente. Scusate, ma se non erro si è smentita dall'analisi del sangue, delle tracce del sangue trovate, che l'assassino possa essere una donna. Ecco, questo è importante, cercare di capire come dall'analisi del sangue si capisca un uomo o una donna. Non so, ci sono forse dei marker che indicano se sia maschile o femminile. Sì. Chi risponde? Ah, non lo so, io non sono... Allora. Non sono... Io potrò essere psicologo fra qualche anno, ma adesso non posso rispondere. Ma probabilmente questa è una domanda estremamente tecnica, nel senso che credo che a una domanda così debba rispondere qualcuno che si occupa di queste cose, che abbia quindi conoscenza di tipo biologico di un certo livello. Penso che sia possibile, poi bisogna vedere anche, ricordiamo che non siamo in possesso di, non è epoca da DNA, nel senso che il discorso dell'analisi del DNA è ancora abbastanza primitivo con il livello di precisione di scoperta dell'epoca. Ricordo che senza quasi timore di smentita venne stabilito il gruppo sanguigno misto, uno appartenente effettivamente a Simonetta e uno ad una persona estranea. Quindi sì, mi pare di ricordare che fu detto di tipo sangue di tipo maschile. Però ecco, non vorrei dire una cosa. Aspetta, per l'altra. Aspetta, Giulia, sì, Salvo ha riscritto, grazie, vediamo un po'. Allora, riscrivo: credo di aver sentito che l'assassino non possa essere una donna perché le pochissime tracce ematiche trovate siano state analizzate e riconducibili a un uomo. Ecco. Potrebbe essere, sì. Purtroppo ecco, non mi sento di dire diversamente, perché penso che sia una cosa così tecnica che può rispondere con certezza assoluta solo chi fa quel tipo di mestiere, certo, con cognizione del tipo di tecnologie presenti all'epoca e utilizzabili all'epoca. Però Angelo, volevo dire che prima, quando io ho posto la domanda a Giulia, quando ho detto tu escludi che possa essere stata una donna, premetto, non ho fatto quella domanda, la mia era veramente una domanda motivata da semplice curiosità, cioè non è che io ho fatto quella domanda perché penso che l'assassino sia una donna, era una curiosità, però per, diciamo, rispondere in maniera esauriente a questa, diciamo, osservazione che è stata fatta,
Sì, effettivamente il sangue, le tracce di sangue possono aver indicato che fosse un soggetto maschile, però io non escluderei sulla base di questo in assoluto che la presenza di una donna al momento dell'omicidio, perché può essere che sia stata ad esempio una coppia e che la donna possa non essersi ferita e non aver sanguinato e quindi non aver lasciato tracce della sua presenza. Effettivamente io trovo difficile l'ipotesi di scuola, che riterrei proprio di scuola, che l'assassino sia uno solo e sia una donna. Però io non escluderei che ci fosse una donna insieme all'assassino e magari non si sia ferita. Questo noi non lo possiamo escludere sulla base dell'impronta di sangue di tipo maschile, perché questo ci dice semplicemente che un uomo si è ferito e certo poteva essere l'assassino e l'unica persona presente sulla scena del delitto, per carità, ma ciò non esclude che ci potesse essere una seconda persona, che sia un uomo o che sia una donna. Potrebbe essersi ferito anche il pulitore, ad esempio, Angelo, e che quella traccia di sangue non sia dell'assassino. Sì, no, allora permettiamo una cosa. Anche qua, la certezza. Scusa Giulia, allora, le persone fanno le domande, noi diamo le risposte, è normale che le persone possano contestare quello che noi diciamo. Vuoi perché ne sanno di più, vuoi perché sono convinte di saperne di più, vuoi che davvero ne sanno di più e quindi le contestiamo. Ora tu che tu abbia detto a Giulia può essere un no o meno è domanda lecita, domanda lecita. Quindi Giulia ha risposto, questo tizio Salvo dice che ha sentito dire e quindi da fonte non sicura, perché per me il sentito dire è il sentito dire, perché per me verba vola scripta mana, il sentito dire è lasciato così, però giustamente lui ha in chat è qui per fare le sue considerazioni e l'ha fatto. Punto, non è che dobbiamo stare a fare. No, ma polemica. Credo che avesse ragione, credo che effettivamente il sangue era di tipo maschile. Non ho detto che ha torto, è qui che non ci riusciamo a capire. Non ho detto che ha torto, ho detto solo che c'è il botto e risposta. Se io faccio un'affermazione, gli utenti giustamente possono contestarla e magari forse sapendolo di più mi possono anche, come diceva Giulia, questa cosa del sangue potremmo chiederla al mio amico Geno Dorio, che è un biologo. Ecco, a lui glielo possiamo chiedere. Quindi potremmo rispondere a questa domanda in maniera più corretta. Altra cosa, c'è un'osservazione. Giulia, scusami, perdonami, volevi dire una cosa tu. Prego. Ma volevo anche qui ricollegarmi al discorso delle certezze, nel senso che quali sono le certezze? Certezze sono che in questo caso sono state rilevate delle tracce di sangue che sono miste appartenenti a Simonetta ed un altro soggetto. Quindi sì, ci confermano maschio, questa è la certezza. Poi, chi sia questo tizio, come diceva Francesco, sia esso l'assassino direttamente, uno dei pulitori, una persona intervenuta in un secondo momento, questo è difficile da stabilire. Cioè noi possiamo vedere quello che è il dato oggettivo. Il dato oggettivo è presenza di questa traccia di sangue di gruppo sanguigno TOT, corrispondente presumibilmente al soggetto maschio. Questa è la certezza. Che poi a chi appartenga e che ruolo abbia avuto questo soggetto nella vicenda. Questo è difficile poi da stabilire. Possiamo fare tutta una serie di ipotesi, possiamo ipotizzare che sia più plausibile che si tratti dell'assassino, essendoci stato un sanguinamento che magari è stato concomitante al discorso del maneggiare l'arma e in quanto esecutore materiale dell'omicidio, questo sì, però la certezza è, dato oggettivo è, c'è una traccia ematica mista corrispondente metà a questo, metà a quello. Questo voglio dire che da qui, visto che fortunatamente Francesco mi confermerà, la prova si forma in dibattimento e comunque la certezza assoluta della dinamica si ha non sempre e non
con queste cose, questi elementi raccolti così, cioè adesso ricollegare, dare per certo un determinato fatto per forza, non lo so, io ribadisco, partirei da quelli che sono solo gli elementi oggettivi. Gli elementi oggettivi sono pochissimi, sono pochissimi. Io sono assolutamente d'accordo, perché mi baso soprattutto su quello che si trova scritto sugli atti, quindi da lì si va poco lontano. Poi certo, ognuno fa le proprie, conclusioni. Allora, la domanda di Ettore G, che dice, la domanda è: per chi Panacore è stato disposto a mentire per anni rischiando del gatto? Queste sono affermazioni forti, io ve lo dico. Io non, qualcuno vuole rispondere? Non è detto che abbia mentito. Chi lo dice che abbia mentito per coprire qualcuno? Non lo sappiamo. Franca, lo dice l'utente. Però non ne abbiamo la certezza. Può essere che Vanacore non c'entri niente in tutta questa storia. Francesco? Ma allora, giustamente Franca dice, noi non... ufficialmente noi non possiamo affermare che Panacure abbia mentito, però diamo per scontata che sia vera l'ipotesi che fa il nostro ascoltatore, cioè supponiamo che Panacure abbia mentito, perché lo ha fatto, si possono fare soltanto due ipotesi, chiaramente noi non ce ne possono fare, sia perché non ne faremmo mai, ma oggettivamente io non ho idea dell'identità del soggetto per cui lui sia stato disposto a correre questo rischio, però possiamo fare due ipotesi, cioè che o lui aveva un interesse personale diretto per mentire, quindi proteggere un familiare. L'altra ipotesi è che lui l'abbia fatto per paura, cioè ha mentito perché aveva paura di chi sapeva essere coinvolto e responsabile della vicenda. Cioè, ripeto, la domanda del nostro spettatore presuppone che Panacure sapesse ciò che è successo. E Panacure poteva, se ciò fosse vero ipoteticamente, Panacure poteva sapere ciò che è successo solo per due ordini di ragioni, e cioè o perché era in qualche maniera direttamente coinvolto nell'omicidio, o perché in qualche modo era venuto a conoscenza dell'autore dell'omicidio e quindi avesse avuto un ruolo nella vicenda e quindi poteva aver taciuto o per paura dell'identità del soggetto coinvolto o per paura che emergesse il fatto che lui in precedenza aveva avuto un atteggiamento, un comportamento teso a favorire l'assassino, e quindi di qui la sua paura a testimoniare che l'ha spinto poi evidentemente al suicidio. Se Panacure, ripeto, avesse mentito, soltanto queste due potevano essere le ragioni per cui lo ha fatto, ma non sappiamo. Ma Panacure è morto, se aveva dei segreti è morto portandosi con sé. Allora sì, ovviamente. E allora grazie Salvo per aver scritto, ripeto, colpa mia per non aver capito la tua domanda iniziale, ma ora visto che l'hai riscritta. Allora, Salvo voleva dire questo. Ballabio ha categoricamente smentito che nel 90 la SIP non potesse produrre i tabulati del traffico telefonico. Per legge, dice sempre Ballabio, doveva trattenere fino a due mesi successivi il traffico telefonico. Ecco, questo voleva dire. Grazie Salvo, e scusami di nuovo per non aver saputo interpretare. Ma volete dire qualcosa al riguardo, o per voi è chiaro?
Sì, no, vabbè, adesso la domanda è più chiara, cioè lo spettatore dice che nella sua perizia Ballabio affermò che volendo si potevano acquisire i tabulati telefonici e non furono acquisiti. Ora, io su questo punto, per quello che ho potuto personalmente verificare, a me è capitato spesso di porre questa domanda. Nel 1990 io non ero ancora uno studente universitario, mi è capitato di avere proprio questa curiosità legata all'omicidio di Via Puma, e ho posto questa domanda più volte sia a magistrati che all'epoca erano già in attività, sia ricordo in un caso proprio in cui ho partecipato come relatore a un convegno in cui c'era un questore che tra i relatori, posi la domanda al questore. Io non ho mai avuto, devo dire, una risposta univoca a questa domanda, cioè qualcuno mi ha detto che si potevano acquisire i tabulati telefonici a condizione che l'utenza fosse già sotto controllo, cioè come nel caso. Caso, ad esempio, dei familiari delle vie di scatto dei sequestratori, e si mette l'utenza sotto controllo. Allora, chi mi ha risposto mi ha detto che se in questo caso sì, si poteva acquisire il tabulato telefonico per risalire evidentemente al luogo d'origine della telefonata. Nessuno mi ha mai detto in assoluto né che non si potessero acquisire né che con certezza si potessero acquisire. Se avesse una cosa è certa, se avesse ragione Ballabio, e che quindi se per davvero erano senz'altro acquisibili i tabulati telefonici, si è trattato di una grandissima negligenza da parte degli inquirenti. Ok, perfetto, bene. Bene, grazie Salvo. Allora vediamo un po'. Allora, la persona che vediamo un po' cosa ci dicono. La persona che aveva parlato al telefono Simonetta a pranzo sapeva che doveva andare via in via Poma. Siete d'accordo con questa affermazione? Allora io però, ragazzi, allora non dico a voi, dico a voi spettatori che siete così molto attenti, voi fate certe affermazioni che io leggo e propongo anche agli ospiti, però fondamentalmente oltre a fare affermazioni vorrei anche che scrivesse accanto se sono vostre opinioni personali o se eventualmente sono cose sono state accertate al suo tempo, perché se sono vostre opinioni personali hanno il valore che hanno, come hanno il valore le cose che dico io, come hanno valore le cose che dicono gli ospiti, ecco, senza voler mettere un gradino più alto l'uno nell'uno nell'altro. Rimane il fatto che una cosa del genere, come che c'è scritta sugli atti una cosa del genere, beh, se c'è scritto sugli atti allora possiamo discutere, se no che dire. Vedete, faccio la domanda, eppure sia Giulia che anche Franca, sia Giulia che Francesco e Giulia, ripeto, sono esperti di via Poma, a questa cosa rimangono basiti. Quindi perché non rispondono? Ma diciamo che volendo rispondere alla nostra a Domenica, diciamo, può essere vero a una sola condizione, cioè che effettivamente chi fece la telefonata fosse poi l'assassino. Certo, se fu realmente l'assassino a chiamare all'ora di pranzo, doveva allora preso un appuntamento con Simonetta e con certezza sapeva che doveva andare in via Puma. Però noi non sappiamo, proprio perché non sono stati acquisiti i tabulati telefonici, andavano acquisiti i tabulati telefonici dell'ufficio AIAG per dimostrare se realmente Simonetta avesse fatto quelle due telefonate, andavano acquisiti i tabulati telefonici di casa Volpuni per capire con chi Volpuni parlava continuamente al telefono quella sera quando la sorella di Simonetta cercava di chiamarlo al telefono e trovava sempre occupato. Lui disse che era a guasto. I tabulati telefonici avrebbero potuto confermare ciò che disse Volpuni o smentirlo. E andavano acquisiti i tabulati telefonici di casa Cesaroni per capire
effettivamente con chi Simonetta aveva parlato al telefono all'ora di pranzo. Poteva davvero essere l'assassino, allora in questo caso l'assassino sapeva che Simonetta doveva andare a lavorare quel pomeriggio, però noi non possiamo in assoluto escludere che fosse un amico, lo stesso fidanzato, che poi non hanno avuto il coraggio di dirlo perché non volevano passare per la persona che aveva avuto l'ultimo contatto telefonico con Simonetta, perché poi, diciamo, finivano sotto la lente dell'ingrandimento. Dice, ah, ma non è che tu hai preso l'appuntamento con Simonetta allora? E quindi poteva essere una persona che non c'entrava nulla, un amico, ma che non ha avuto il coraggio di dire di essere stato lui a parlare con Simonetta. Quindi le ipotesi possono essere due. L'assassino, e quindi sapeva che Simonetta andava a lavorare, ma poteva essere non l'assassino, e a quel punto può essere chiunque, e poteva non sapere che Simonetta dovesse andare a lavorare, a meno che al telefono non sia stato Simonetta stessa a dirglielo. Bene, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Allora, vediamo, sempre Salvo. No, non chiedere scusa, Salvo, anzi ci fa piacere che fai domande, vedo che gli altri sono rimasti basiti. Il mio non voleva essere una critica nei confronti di chi fa supposizioni o ha idee personali, però purtroppo se dobbiamo basare fare una discussione è meglio basarla su cose che già sappiamo date per certe, perché se parliamo, anch'io penso che il mostro di Firenze possa essere il tal dei tali, però io con documentazione alla mano posso spiegare perché dico una cosa del genere. Volevo dire, non volevo essere scortese, tutto qua, spero l'abbiate capito. Bene, sempre Salvo, no, non devi scusarti, anzi, quale venia, noi siamo felici che voi fate mille, poi io, fra circa 40 minuti io stacco, perché domani mattina devo andare a lavorare, tocca fare le vite di tutti i giorni. Bene, Salvo dice, chiedo venia, potete dare un vostro parere e deduzioni rispetto a ciò che vi ha portato sulle dichiarazioni Ballabio rispetto alla SIP del 90? Lui è fissato. Molti sono fissati su questa cosa, Francesco, l'abbiamo parlato anche l'altra volta, e molti sono fissati perché sembra quasi un oracolo, no? La perizia Ballabio. Va bene, io la rispetto. Prego. Cioè, cosa può aver portato Ballabio a credere che... No, chiedo bene, no, la domanda è, c'è scritta qua. Chiedo venia, potete darmi un vostro parere e deduzione rispetto a ciò che vi ha riportato sulle dichiarazioni Ballabio rispetto alla SIP del 90? E cioè, quindi, cioè in ordine al fatto che la SIP avrebbe potuto fornire i tabulati telefonici? Esatto, l'hai detto prima. Eh sì, abbiamo già risposto, cioè supponendo che fossero effettivamente acquisibili, la mancata acquisizione sarebbe stata grave. Però io non so se fossero davvero acquisibili, cioè io questa certezza non ce l'ho, però se diamo per scontato che sia vero ciò che Salvo dice, e cioè che Ballabio abbia effettivamente dimostrato l'acquisibilità dei tabulati telefonici, io posso solo dire che non averli acquisiti è stata una negligenza indotta dal fatto che gli inquirenti fossero assolutamente convinti di avere individuato l'assassino in Pietrino Vanagore, e quindi non è che non hanno semplicemente acquisito i tabulati telefonici, hanno sostanzialmente smesso di indagare e di verificare ad esempio gli alibi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, perché ritenevano che effettivamente l'assassino ormai fosse nelle loro mani, cioè Vanacure, e quindi hanno smesso di compiere atti di indagine, e probabilmente per questo motivo non hanno ritenuto, se fossero acquisibili, di acquisire i tabulati. Ok, perfetto. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Allora, però non trovo, ok, Vanacore, assassino, vediamo, ecco un'altra. Sì, ma sono sempre soliti a fare domande, però potete anche sparpagliarvi più. Allora, Vanacore non è l'assassino, ma non ha mai detto ciò che veramente sapeva. E chi può dirlo?
Può pure aver trovato per caso la porta dell'AIAG aperta o socchiusa, il destino l'ha trascinata in questa torre. Sì, potrebbe anche darsi, nessuno dice no, ma noi, questa è un'ipotesi che possiamo fare sulla base del niente. Cioè, che, giusto? Sto dicendo una bischerata oppure la realtà dei fatti? Diciamo che è plausibile perché si disse, certo. Non dimentichiamo che la stragrande maggioranza dei condomini della palazzina dove si trovavano gli uffici AIAG erano in ferie, cioè e infatti la palazzina era praticamente vuota se escludiamo l'anziano architetto Valle. Si disse che la maggior parte dei proprietari, degli inquilini, cioè degli abitanti di quella palazzina che erano in ferie, poiché temevano molto i furti negli appartamenti, avessero chiesto a Pietrino Vanacure di farsi ogni tanto dei passeggiate di controllo tra i vari piani per verificare se tutto fosse regolare, in ordine. E si è anche detto questo che dice appunto Dylan Dog, e cioè che non è da escludere che Vanacure possa essere, possa aver scoperto qualcosa proprio nell'ambito di questa attività di controllo che lui aveva promesso di fare ai condomini, cioè girando tra i vari piani per controllare se tutto fosse in ordine. È possibile che si sia imbattuto nella porta dell'ufficio AIAG che magari l'assassino aveva lasciato andando via socchiusa, che non l'avesse chiusa. Certo, è una ipotesi che viene fatta. Forse, se non sbaglio, la stessa Ilaria Calò, la PM del processo Busco, ipotizzò uno scenario simile circa la scoperta del cadavere da parte di Vanacure. Certo, è possibile che sia avvenuto questo, sì. Microfono. Allora, invece di brontolare tutti il microfono, voi dovreste parlare invece di brontolare. In realtà, allora, Domenico Sequino ci dice che è stato trovato il cromosoma Y, quindi riconducibile a un uomo. Grazie, quindi ci ha chiarito la situazione. Vediamo un po'. Allora, Marco C. dice, infatti anche per me non è detto che l'assassino era solo in quel luogo, eventuale complice sarebbe stato costretto a coprire il tutto per non rimanere irremediabilmente compromesso. Io ve la leggo, ma insomma gli occhi per leggerli avete anche voi, perché sennò poi rimangono tempi fermi. Quindi sì, anche secondo me poteva essere stato aiutato a qualcuno che magari con il quale poi dopo è fuggito. Allora voi avete qualcosa da dire? C'è la storia della tendina lavazza di Vanacore. Questo aveva un po' di nuovo accentrato i sospetti verso di lui, che fu ritrovata fra i documenti di Simonetta, stranamente. Come può esserci finita in mezzo ai documenti di Simonetta? Bella domanda. Comunque noto stasera che siete molto tirchi di parole, forse perché i commenti mi lasciano basiti? No, non è un discorso di commenti basiti, cioè nel senso, io personalmente sto cercando anche di capire, di interpretare un po' come mai fanno un'affermazione o una domanda di un determinato tipo. Sto cercando di capire anch'io, perdonami. Sì. Che per esempio in quest'ultima dichiarazione che è stata scritta potrebbe essere stato coinvolto e coprire tutto per non rimanere compromesso. È plausibile, ci riporta all'ipotesi prima di due persone. Potrebbe riportarci al discorso, nel caso di Vanacore, ha mentito piuttosto che ha omesso. Io personalmente, nel caso, quando si parla di questa ipotesi, preferirei parlare di ha omesso,
più che ha mentito, perché poi ha mentito, come facciamo a stabilirlo? Chi ha stabilito che lui ha mentito? Potrebbe, nel caso fosse stato coinvolto in qualche maniera, potrebbe aver omesso alcune cose nel caso in cui sia stato coinvolto, ma non abbiamo nemmeno la certezza che lo sia stato. Invece riguardo quello che diceva Franca, la famosa agendina rossa. L'agendina rossa è stata ritrovata dopo, in mezzo agli effetti personali di Simonetta, se non ricordo male, perché ora poi mi fanno venire i dubbi e dicono questa è pazza, dice cose che non esistono, come già ho letto in alcuni commenti, oltre al fatto che mi dicono che io per culo che guarda CSI. Innanzitutto complimenti per la terminologia, io non per culo nessuno, cercavo solo di spiegare che ci sono delle differenze sostanziali tra la fiction, il sensazionalismo televisivo per esigenze di scena e quelle che sono la realtà, le tecniche e le procedure reali. Comunque sappiamo che questa agendina fu ritrovata insieme agli effetti personali di Simonetta, quindi dopo, ma non ne viene data menzione della presenza sulla scena. Quindi come ci può essere finita lì in mezzo? Ci possono essere una quantità incredibile di spiegazioni, casualità, errore, superficialità, era da una parte ed è stata messa insieme, invece non lo era. Addirittura potrebbe avercela messa qualcuno volontariamente, che è un'ipotesi un pochino fantasiosa, però per intorbidire ulteriormente la questione, come se già non ce ne fosse bisogno, insomma, di intorbidirla. Però possono esserci veramente tantissimi motivi, a maggior ragione che non viene elencata nel novero degli oggetti presenti sulla scena al momento, quindi né in fase di sopralluogo né peraltro mi risulta sì ce ne fosse presenza, fosse stata menzionata anche a livello di documentazione fotografica. Quindi anche lì i motivi per cui questa agendina qua è stata messa dentro possono essere veramente tantissimi. È un così mistero, come... è un mistero. Esatto, così come il numero di mazzi di chiavi presente, chi aveva le chiavi, chi no, perché la Giuseppa De Luca si rifiutò al momento di dare le chiavi per aprire. Ce ne sono tantissime, tantissime di ipotesi. Il dato, ecco, per esempio, dato oggettivo, l'agendina viene trovata negli effetti personali, dopo. Dato oggettivo, è vero, questo è vero. Risulta agli atti che tra gli effetti personali risultasse presente anche questa benedetta agendina, che tra l'altro fu riconsegnata ai genitori di Simonetta, che dissero non è di nostra figlia, non l'abbiamo mai vista, non è sua. Quindi questo sì è un dato oggettivo. Il motivo o come ci sia finita, questo non c'è dato saperlo, perché o non è stato possibile ricostruire perché c'è finita, oppure, ipotesi 2, non fu verificato. Io non ti sto dando ragione. Grazie. Oppure per lui, verificato, non fu ricostruito come ci è arrivato. È un evento strano che mi danno ragione, effettivamente. Devo dire che da quando parli di Simonetta Cesaroni con me è il primo che ti dà ragione. Perché tutti... A parte io sono di parte, quindi non può. Vabbè. Dylan Dog Diary dice: secondo vuole assassino e assassino, sarebbe salvo. Scusami, gli aiutanti dove portavano dei guanti? Probabile. Sicuramente. Quanti non sono stati trovati sulla scena del delitto? Se indossavano dei guanti, Angelo, dobbiamo presumere che l'omicidio sia stato premeditato. L'ha detto Salvo. No. Rispondo a te. Rispondo sì, a te. In ordine alla domanda di Salvo, sì. Eravamo al 7 agosto, quindi non era certo una giornata in cui comunemente qualcuno poteva uscire indossando dei guanti. Quindi se sulla scena del delitto l'assassino ha indossato dei guanti,
era evidentemente un omicidio premeditato. Non sono stati trovati, ad esempio, facendo il confronto con l'ultimo omicidio di cui noi abbiamo parlato insieme, Angelo, quello di Via Caravaggio. In Via Caravaggio furono trovati sulla scena del delitto i guanti che l'assassino aveva indossato, erano stati lasciati però nell'appartamento. Nel caso di Via Puma, noi non possiamo solo ipotizzare come fa Salvo, cioè l'assassino li ha usati, se li ha usati li ha portati via con sé perché non sono stati certamente trovati. Ma io non posso dire se li ha usati o non li ha usati, posso solo fare una considerazione: se li ha usati allora era presumibilmente premeditato, a meno che non abbia trovato casualmente dei guanti nell'ufficio Ajax che ha indossato per compiere poi l'omicidio, li ha trovati casualmente e in maniera fortunata lì, ma perché ci dovevano essere dei guanti nell'ufficio Ajax? Lo escludo. Per me l'assassino non ha usato i guanti, e forse proprio per questo anche si è ferito. Se il sangue dell'assassino, lui si è ferito proprio perché non porta nell'infliggere le coltellate, lui non aveva i guanti e si è ferito. Potrebbe essere una delle ragioni, se il sangue sulla porta era il suo, tra l'altro non lo possiamo dire con certezza, ma se era il suo, se era dell'assassino, potrebbe essersi ferito proprio perché non indossava i guanti. Se li indossava, li ha portati via. Ok, perfetto. Allora, io vedo che domande non ci sono. Spero con tutto il cuore, se non l'ho fatto, chiedo scusa in anticipo, di aver risposto, di aver comunque fatto vedere le domande. A parte chi c'è questa diatriba, agendina, SIP, non SIP. Vi invito a scrivere le considerazioni sotto. Ripeto, noi dobbiamo prendere in considerazione quello che c'è scritto sugli atti, o almeno di quella parte degli atti di cui siamo a conoscenza, quindi quello possiamo discutere. Gli altri sono considerazioni personali, ma di tutti noi, non solo le vostre. Allora, vediamo se qualcuno l'ascensore fu sentito dai due portinai intorno alle ore 19. Avete contezza di questa cosa? In che senso fu sentito? Il rumore. No, io questa, onestamente, è la prima volta che leggo una circostanza del genere. Ok, va bene, quindi non possiamo rispondere a questa domanda. Va bene, allora io direi di fare una cosa. A meno che voi non vogliate aggiungere delle considerazioni personali o delle cose che possano aggiungere valore alla trasmissione, io direi che possiamo anche chiudere. Vedo piuttosto basita Giulia stasera. Molte delle cose che in realtà avrei voluto dire le ha dette Francesco, quindi mi sembra, cioè nel senso, lui già esprime quello che magari stavo pensando anch'io. Riguardo questa cosa dell'ascensore, per esempio, anch'io non ne avevo, sinceramente non ricordavo questo particolare, non penso di averlo letto. Però se così fosse, si dice, fu sentito dai portinai, parliamo comunque di una cosa, una particolare di ferito. Quindi potrebbe essere un dato sì, effettivo, effettivamente loro l'hanno sentito alle 19, ma potrebbe essere magari non così preciso. Perché dicono proprio alle 19? Perché in quel momento stavano facendo qualcosa di particolare e erano sicuri che fossero le 19, perché in concomitanza hanno guardato l'orologio o perché potevano essere in qualche modo le 19. Cioè, cambia moltissimo questo in fase di ricostruzione, anche quando qualcuno rende delle dichiarazioni. È importante chiedere, o spesso viene chiesto, mi correggerai se sbaglio Francesco, anche agli atti, si ha contezza precisa dell'orario in cui è successo. Se per esempio in quel momento hanno, ipotizzo, ricevuto una telefonata e si ricordano di aver guardato per sbaglio l'orologio, o altra ipotesi, in quel momento passava il segnale orario della TV e quindi abbiamo certezza che fosse le 19 o più o meno le 19, oppure perché abitualmente alle 19 fanno una determinata cosa in casa perché è loro usanza e allora sanno che all'incirca è quell'orario lì.
cioè bisogna vedere questo tipo di dichiarazione se è stata fatta dai portinai e in base a quale criterio è stato stabilito da loro che fosse più o meno quell'orario. Capito? Sì, perché supponiamo, ripeto, io è la prima volta che sento un'affermazione del genere, pur avendo letto moltissimo su Via Puma, io questo dettaglio che i due portieri riferirono di aver sentito il rumore dell'ascensore alle 19, io è la prima volta che lo sento. Ma supponiamo che sia così, ma perché e quindi loro ricordavano che era alle 19, perché avrebbe dovuto restare loro impresso questo fatto? Forse perché la palazzina era semivuota, si sono chiesti ma chi sta usando l'ascensore? Perché oggettivamente, se vogliamo credere alla loro buona fede, cioè di non aver mai visto entrare Simonetta Cesaruni, e ovviamente non l'hanno mai vista uscire perché non è mai uscita, oggettivamente allora in tutta quella palazzina c'era solo il vecchio architetto Cesare Valle, quindi forse in questo senso poteva aver attirato la loro attenzione il rumore dell'ascensore, dicendo ma chi sta usando l'ascensore visto che c'è solo il vecchio architetto Valle. Posso solo pensare questo della ragione per cui loro si sono soffermati, anche se poi però resto basito sul fatto che loro, stando seduti alla fontanina che sta nel cortile interno, possano aver sentito il rumore dell'ascensore, tenuto conto che apparentemente, a parte quell'affermazione che farà dopo l'arresto del marito la portiera, loro non dissero di aver visto nessuno uscire dalla palazzina. È un po' anomalo, diciamo, come rilevamento questo fatto, diciamo. Va bene. Allora io direi, vedo che continuano a scrivere in chat, però non sono tutte considerazioni, e fanno giustamente, fate bene a farle. Allora, il rumore dell'ascensore è menzionato, anche il libro di Igor Patruno, ma credo che l'orario sia interiore alle 19. Sì, l'avevano detto anche prima, sì. Quindi no, io non ho letto il libro di Igor Patruno, sto ancora aspettando, lo dico in modo bonario perché se siamo amici, il suo intervento in questo canale è da circa 14 mesi, fate voi il conto quant'è. Quindi però prima o poi avremo anche Igor Patruno a parlarci della Cesaroni, che saluto. Va bene ragazzi, io direi di chiudere perché io sono veramente stanco adesso, mi scuso con chi farà domande successivamente, però vi invito a scriverle qua sotto, poi magari Giulia, Franca, io oppure Francesco, e chiederemo, cioè vi risponderemo. Non riesco nemmeno a collegare le varie situazioni perché ho preso le medicine stasera, sono davvero sono in uno stato di sonnolenza grave. Bene, io vi saluto dalla tromba con l'imbuto e grazie a tutti voi per aver partecipato e di essere stati con noi, grazie mille per aver fatto mille domande, rifatele qua sotto se non vi è chiaro qualcosa, ripeto, le nostre, alcune sono state fatte per, devono essere fatte a biologi piuttosto che a scienziati, a investigatori, eccetera, eccetera. Noi trattiamo il caso per quello che sappiamo, per quello, come facciamo con tutti gli altri, per quello che c'è scritto sugli atti, che credo sia la cosa più importante. Ringrazio Giulia, Franca, Francesco. Volete aggiungere qualcosa in finale? Ma io volevo solo dire una cosa. A proposito di chi poteva essere arrivato in soccorso dell'assassino, è emblematico che nessuno dei portieri, che pure a partire da una certa ora erano presenti nel cortile, vide uscire nessuno, tranne appunto quel riferimento che farà la Giuseppa De Luca in seguito sul tizio con il fagotto e col cappellino,
ma nessuno vide anche arrivare qualcuno. Quindi la considerazione che io faccio è questo: noi sappiamo che l'assassino ha chiamato qualcuno in suo soccorso, che è andato a pulire. Ma se questo qualcuno fosse giunto da qualche parte di Roma, doveva, a meno che non passare a tramite, avrebbe dovuto essere visto da Vanacore e da Nicolino Grimaldi, e certamente non è stato visto. E quindi i casi a questo punto sono due: o non è arrivato nessuno in soccorso e ha fatto tutto l'assassino, e quindi ci dobbiamo chiedere per quale motivo e a chi l'assassino fece quella telefonata se nessuno è arrivato. Se però qualcuno è arrivato, non può essere arrivato dall'esterno, perché avrebbe dovuto essere visto. Ok. Perfetto, va bene, io stacco tutto. Grazie per tutti i commenti. Ripeto, se volete scrivere, scrivete qua sotto. Io vi do finalmente la buonanotte, almeno per me, perché sono veramente sfatto. Grazie, ci vediamo domenica prossima. Ci vediamo domenica prossima con Capuozzo e Maresca per la strage di Erba, sì, puntata molto interessante, sempre alle 21.30. Noi domenica sera alle 21.30 siamo sempre voi, almeno finché il Signore mi farà stare in mezzo a voi. Io spero per tanto, tanto, tanto tempo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.